Dorina Bianchi, questa sera due momenti di eccellenza dedicati al solidale, in particolare alle donne, le donne mamme in famiglie dove i bimbi sono malati di fibrosi cistica, e dall'altra alle donne in genere, diciamo no stasera alla violenza contro le donne. Un pensiero suo su queste due tematiche forti che portiamo avanti con questa iniziativa. Io credo che tutte noi stasera daremo un contributo importante sia per quanto riguarda la violenza delle donne, e poi se mettiamo insieme i bambini che hanno problemi di salute, credo che questa serata debba essere l'inizio di una collaborazione di tutte le donne di questa città su questi due importanti temi. È ancora troppo la violenza e sono importanti le cure e la ricerca su queste malattie genetiche sui bambini, quindi no alla violenza, sì alla ricerca. E questo è molto bello detto da lei, perché proprio la ricerca cercheremo, come piccola goccia in un mare magnum, di sponsorizzare con la raccolta della Riffa. Un altro elemento, e chiudiamo, è la cucina. La cucina però come eccellenza, come modo per stare insieme ed aggregarsi. Questo secondo me è un bel momento. Mettersi insieme intorno a un tavolo molto spesso ha creato e messo d'accordo tante testoline che la pensavano diversamente, su opinioni più diverse. Beh, intorno al cibo e al vino, io direi di dirlo, perché l'Italia è un grande produttore di vini buonissimi. Intorno al vino e al cibo indubbiamente si creano e si cementano amicizie, progetti, e questo penso che il nostro paese tra l'altro abbia un ruolo importantissimo nel mondo. Expo è stata proprio l'espressione di un'Italia che funziona, un'Italia che dà un'immagine positiva, di un'Italia che si vende all'estero. Io ringrazio l'onorevole Dorina Bianchi e buona serata naturalmente.